E il primo punto che ha anche inserito nel nostro programma era proprio quello della Perugia ultra digitale che potesse vantare degli strumenti, devo dire abbastanza rari nel panorama non solo italiano ma anche europeo. Perugia, la prima città cablata come Smart City in Italia, costruita in un tempo record di un anno. Tra i primi comuni ha capito che serviva investire sull'infrastruttura realizzata da Open Fiber, perché poi queste infrastrutture sono abilitanti per tutta una serie di servizi nuovi. Dal controllo sulla qualità dell'aria, alla tariffazione puntuale sui rifiuti, alla videosorveglianza, al wifi. Grazie sempre alla collaborazione con il comune e Cisco abbiamo avvicinato la pubblica amministrazione al cittadino. Grazie all'utilizzo del video e quindi della telepresenza che consente di fare videocomunicazione ad alta qualità, in un arco temporale specifico risparmiando tempo, non solo i cittadini ma anche le imprese si recano in questi uffici e grazie al video che viaggia sull'infrastruttura in fibra è possibile per il cittadino usufruire di tutti questi servizi senza spostarsi sostanzialmente. In un quarto d'ora riesce a sviluppare una pratica che tipicamente richiedeva giornate. Dando così un senso pratico e compiuto a quello che è l'evoluzione digitale della propria città. E già abbiamo i primi segnali di aziende che si stanno anche affacciando su un panorama globale. Perugia secondo me ce la sta facendo perché intanto ha una visione molto innovativa di quelli che sono i servizi ai cittadini. Oggi abbiamo delle possibilità che neanche le grandi metropoli oggi hanno. Ormai ci sono tecnologie nuove, ci sono soluzioni nuove che consentono di migliorare i servizi esistenti e soprattutto di abbassare i costi che le pubbliche amministrazioni hanno nell'erogare questi servizi. Questo è un esempio che speriamo sia replicato da molte altre amministrazioni e in molte altre città nelle quali stiamo già posando la nostra fibra e stiamo cablando.